trova sempre la maniera di abusare della pazienza e della dolcezza degli altri. Però se c'è un argomento da molto tempo per il quale tutti mi chiedono, molti, non tutti, è l'argomento del bullismo, no? Cioè si parla sempre del bullismo adesso e mi piace questa cosa, perché quello che ha danneggiato me o comunque la mia generazione è il fatto che questo non fosse neanche un argomento, che non esistesse, che semplicemente noi fossimo nati difettati e quindi comunque meritavamo un atteggiamento diverso, un atteggiamento da inferiori. E ho pensato a Roma per scrivere una cosa così, perché non è facile per me andare in televisione, parlare, spesso non ho il tempo che voglio, però questa è casa mia, è casa nostra, e quindi ho tutto il tempo che voglio. E ho scritto una piccola cosa e l'ho chiamata, oh, sei bene? Sei viva? No, lei è? Ah, lui sta male. Quello della sicurezza è l'altro, sta male. Sta messo peggio lui di te, però sta bene, tutto a posto. Allora ho scritto, ho avuto questa idea oggi, molto cattiva, ma la voglio condividere con delle persone che sicuramente gli vogliono bene. Ce l'ho in tutte le tasche, perché ho paura di non ricordarla. Ed è una lettera ai bulli, al bullismo, agli odiatori. Perché cambiano le parole, cambiano i modi, sono un po' sempre le stesse cose. Avete sentito la mia opinione già in televisione, forse alcune di queste parole sembreranno simili, ma non lo sono, l'ho scritta l'altro ieri, pensando proprio di volermi confidare a Roma in merito a questo argomento, un'altra volta per tutte. Una lettera ai bulli. La paura e la rabbia sono meccanismi di difesa purissimi. Io non ho più paura, e lo auguro anche a voi. Per quanto riguarda la rabbia, invece, forse è arrivato il momento di farci sentire, invece di continuare a sputare in faccia allo specchio. Ipocriti che ci volete seppellire con i brutti musi vostri su di un brutto album di fotografie e poi con la fama in TV, soltanto perché la vostra volgarità e quella di chi è come voi non passerà mai di moda per l'immortale dinastia dei cretini. E con le falsità sui vostri volti, ad approfittare della più grave malattia che sta provando a uccidere le nuove generazioni, la superficialità. Voi che offendete e ferite solo se vi conviene, per un po' di fama, o meglio, solo perché non sapreste fare altro, in quanto privi di reale talento. Per anni mi sono sentito chiamare in modi orrendi, diversi, e non ho mai restituito l'offesa. Che vi abbiano chiamato tutte quelle parole, puttana, frocio, criminale, negro, vecchia, terrone, raccomandato, ritardato, fallito, anoressica, cornuto, frigida, ciccione, anche semplicemente stupido, voi meritate di più, non va bene, parlatene, prendetevi quello che tutti meritiamo e finalmente il mondo se ne sta accorgendo: protezione, amore.